Dopo il reti bianche di Francavilla torna la vittoria il Biceglie sul terreno amico del Gustavo Ventura. Un 3-2 che comunque ha visto un Pomigliano d'Arco avversario di giornata ma Idomo è determinato per raggiungere quei punti utili alla salvezza diretta senza passare dalla porta dei play-out. Ed è nei primi 15 minuti che la formazione Granata di mister Sorianello riesce a giocare in maniera equilibrata contro la formazione di Claudio De Luca. Parte il bene il Pomigliano al terzo minuto, cross teso di Minicone è la deviazione di Esposito che rischia quasi un autogol. Al quindicesimo comunque si risveglia il Biceglie con una punizione pericolosa di Zotti che testa i riflessi di Caliendo che sferisce in angolo. Cinque minuti più tardi, è la prima occasione di Cosimo Patierno, uno dei migliori di giornata che in mischia e spalle alla porta attenta la conclusione. Viene respinta dai difensori Campani e sulla ribattuta la corrente Zotti non c'entra il bersaglio. Ma ecco che nel momento migliore dei nerazzurri è il Pomigliano a passare in vantaggio con un croastra di minicone e d'incornata della corrente Pastore. Immobile sullo specchio della porta, vicino è Pomigliano che passa in vantaggio 1-0. Non c'è neanche il tempo di festeggiare per la formazione campana che il Biceglie ristabilisce la parità con l'esperto Raffaele Gambuzza che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Pierino Zotti si inserisce al centro della difesa e beffa caliendo che non trattiene la sfera. Al 26esimo punizione lunghissima dalla distanza di Zotti la palla sfiora l'incrocio dei pali. Ma è ancora il Bicelli a portarsi in vantaggio al 32esimo minuto. Cross dalla destra di Khalil, in profondità Cosimo Paterno colpisce al volo depositando nell'angolino più lontano per il portiere Campano. Michelia che prende quindi maggior confidenza con il terreno di gioco e soprattutto riesce a scardinare maggiormente la difesa del Pomigliano che lascia notevoli spazi al veloce contropiede della formazione di Neil Luca. 37 minuto, finezza di Lacarra e Patierno si libera del centrale difensivo non approfittando, spedendo la palla a lato. Ottima triangolazione, tre minuti più tardi tra Guadalupi, Kalil e Zotti, il numero 10 barese abile a incunarsi nell'area Granata ma non a siglare il gol del 3-1, dando alto a 2 per 2 col portiere. Ma non ci sono problemi. Dopo un minuto, azione avviata da Guadalupe che serve sulla sinistra Cosimo Paterno. Il suo tiro incrocia la porta e lo sgusciante la carra deposita con un tap in notevolmente agevole per il 3 a 1 che chiude il primo tempo della partita ripresa più viva per quanto concerne la partita di quest'oggi con Patierno che subito al pronti via riceve palle in contropiede ma non controlla rimedia servendo la carra che spalle alla porta appoggia al limite dell'area per Zotti una telefonata comunque per l'estremo difensore Campano al cinquantesimo la carra serve Zotti a centro aria. Un rigore in movimento per il numero 10 Barese che vede neutralizzarsi il tiro da Caliendo. Sei minuti più tardi, Guadalupe serve un filtrante per Cosimo Patierno che sul filo dell'offside va incontro all'estremo difensore avversario. Cincischia nella conclusione e serve Zotti che, è tutto libero, è agevolato nel tirare allo specchio della porta. Festa salva sulla linea colpendo di testa. Un minuto più tardi la prima delle due traverse colpite dal Biceglie. Probabile gol fantasma con Zotti sul fondo che appoggia la sua terra per Beppe Lacarra. La palla rimbalza sulla linea di porta e l'arbitro non decreta il 4-1. Anche il Pomigliano dà carica per cercare di accorciare le distanze sugli sviluppi di un corner di panico. La palla flipperà tra Khalil e Vicino il quale ci mette una pezza e sulla linea di porta salva spedendo in angolo. Altra occasione, 5 minuti più tardi per il Pomigliano con Panico che crossa e la volée di Minicone che scorre davanti a Vicino. Longobardi cerca di appoggiare in rete per il 3-2, ma clamorosamente fallisce l'occasione. Su capovolgimento di fronte, dopo 2 minuti, il lancio millimetrico di Pierino Zotti per Patierno che si invola sul filo dell'offside e colpisce al volo, traversa piena. Al ventinovesimo della ripresa, calcio d'angolo di gatta mischia in area Bicegliese ma vicino risponde comunque presente. È ancora il Pomigliano in crescita nei minuti finali con un tiro di Longobardi da 18 metri, ma parata agevole centrale per Vicino. Non può, però, l'estremo difensore Nerazzurro due minuti più tardi con Longobardi che viene servito da Somma. Perde il controllo della sfera e incoccia un tiro che viene spazzato da vicino. A portiere ampiamente battuto, Marasco in fila nel 7 per il 3 a 2 che chiude i giochi.